Dottor Bertolaso, quanto è importante favorire ancora una vaccinazione di massa alla luce di quello che ci aspetta al prossimo autunno? Direi che assolutamente è fondamentale. In ogni parte del mondo, quando la situazione in qualche modo si calma, l'epidemia ma si immagina sotto controllo o addirittura scomparsa, si tende ad abbassare le armi e la difesa si allenta. E questo è un errore storico che nel corso dei decenni ha provocato tutta una serie di conseguenze tragiche. Io credo che la cosa fondamentale sia quella di insistere invece con la vaccinazione. Al di là delle chiacchiere, i fatti parlano chiaro. Il numero di vaccinati che ci sono stati in Italia è stato davvero impressionante, oltre l'80%. E quello che ha permesso la vaccinazione è semplicemente stato quello che ci si deve aspettare dai vaccini, non di non prendere la malattia, ma di fare in modo che gli effetti dell'eventuale malattia siano assolutamente banali, che non si vada in ospedale, che non si vada in rianimazione e soprattutto che non si perda la vita. Questo traguardo i nostri vaccini l'hanno completamente raggiunto e noi dobbiamo continuare a vaccinarci, perché purtroppo è dimostrato, anche questo è un caso che sappiamo, i richiami dei vaccini ce ne sono in tante situazioni, anche i vaccini attuali contro il Covid non danno una immunità a lungo termine, quindi ogni tanto bisogna rifarsi la vaccinazione, ma è stato dimostrato che non danno effetti collaterali, nessuno ha avuto 4 orecchie o 3 nasi o gli sono caduti i capelli perché si è fatto le vaccinazioni, no? E quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli anche sull'assoluta sicurezza di questi vaccini.